Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio, momento no per la Juventus con la trasferta di Salerno alle porte, sfida non impossibile ma in questo periodo comunque impegnativa dal punto di vista psicologico, anche in relazione al clima non proprio sereno, fuori e dentro il campo. Allegri ha ricevuto anche pessime notizie dall'infermeria. L'allenatore dovrà fare a meno di McKennie e Chiesa, lo statunitense sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico, mentre l'esterno dovrà restare lontano dai campi per almeno un mese. Sconfitta ieri a Roma per un Toro che rischia nuovamente di dover fare a meno di Belotti. Sentiamo Roberto Codebò. Esce a testa alta dall'Olimpico di Roma un Toro sconfitto forse immeritatamente, come testimonierebbero alcune statistiche tipo possesso di palla, tiri in porta, corner. Peccato che nel calcio contino le reti, del resto l'indubbia pressione, spesso faticosamente arginata dai difensori giallorossi, ha portato a troppo poche occasioni nitide per una formazione granata ieri in maglia bianca, che ha così mancato l'occasione di un prezioso passettino avanti in classifica. Varso gli scudi nel primo tempo, rigore revocato alla Roma dopo 6 minuti di consultazioni. Preoccupa l'infortunio a Belotti, che da poco rientrato dopo l'incidente muscolare di ieri rischia nuovamente di restare per un po' di tempo fuori dai giochi. Ancora Toro, Juric, quando perdi sempre 1-0 vuol dire che manca qualcosa, così il tecnico amareggiato per la quarta sconfitta di fila in trasferta. Abbiamo sprecato tanto, ha detto, mettiamo in difficoltà tante squadre ma fatichiamo a concretizzare. Nel tennis, Coppa Davis, Djokovic sulla strada degli azzurri che affrontano la Croazia, definito nella notte il tabellone dei quarti, fra Italia e Croazia, chi passa troverà la vincente di Kazakistan, Serbia, con Noll in campo. In programma anche Gran Bretagna, Germania e Russia, Svezia, eliminata la Spagna, con le semifinali e finali programmate a Madrid, rischio flop per il pubblico. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.